Dunque, la radio del liceo nasce, diciamo, nell'estate tra la quarta e la quinta ginnasio. In realtà l'idea c'era già in quarta ginnasio, quindi il primo anno. Le persone che hanno partecipato all'inizio eravamo io, mio fratello Andrea, che in realtà era studente del liceo scientifico, Cesare Galimberti, che era mio compagno di classe, che adesso fa il medico, poi Cacciapuoti Francesco, che ho perso di vista, che era una cosa gustosissima perché come DJ balbettava, era DJ della radio. E poi di Tommaso Michele, che fa il vigile ad Aulla. Nasce quest'idea e cominciamo tra una lezione e l'altra, perché la quarta ginnasio è stata per noi una classe terribile, c'era da studiare tantissimo, a mettere insieme il materiale, eccetera, eccetera. Poi Cesare ha messo a disposizione una casa a Cavamazza, cioè in realtà una casa, chiamarla casa, diciamo che era un rudere riscaldato con una stufa legna, nei quali abbiamo costruito a piano terra lo studio della radio per andare in diretta. E al primo piano abbiamo costruito un bellissimo salottino, come una specie di sala d'ascolto, dove ovviamente poi è diventato il posto dove facevamo le feste, festini, dove invitavamo, eccetera. L'iniziativa della radio è nata così. Molto entusiasmo e con molta anche inconsapevolezza, anche perché poi è stato fatto tutto a livello abbastanza, come dire, un po', era una radio un po' legale, un po' pirata. Non è che ci siamo molto informati sulle procedure legali da seguire per aprire una radio, semplicemente abbiamo messo insieme il materiale e siamo partiti. Avevamo un problema cronico, non avevamo una lira e dovevamo comprare i dischi, perché una radio senza dischi non poteva essere una radio. Allora ci eravamo inventati le cose più strane. Allora ci facevamo, ovviamente, a ogni compleanno e ogni occasione ci facevamo regalare un disco. E quindi siamo partiti con 10 dischi, poi 11, poi 12, poi 13, poi era sempre quelli che giravano. Poi li registravamo, poi li registravamo dalla radio, dalle altre emittenti, li mettevamo su cassetta e ovviamente poi li usavamo per ritrasmettere. Insomma, ci arrangiavamo perché eravamo totalmente squattrinati. Dunque, i pezzi della radio che noi abbiamo messo insieme, che non avevamo una lira. Allora qualcuno, una donazione di qua, una donazione di là, mi ricordo il registratore a bobine, è venuto fuori dalle suore di Aulla e l'hanno trovato in una soffitta. Stefano, ma sai mica che cos'è? Sì, prendiamo questo registratore, era oro, prendiamo questo registratore a bobine che ci serviva poi per riempire gli spazi di quando non potevamo trasmettere in diretta, perché ovviamente non potevamo sempre essere lì a casa di Cesare. Il mixer, poi due piatti giradischi, ovviamente non c'erano computer, non c'era niente di queste cose qua. Il trasmettitore era bellissimo, il trasmettitore, tutte queste cose erano state costruite, cioè autocostruite. E c'era un particolare, questo me lo ricordo, che noi davamo una frequenza, no? Mi pare fosse dunque 97,4, sì, 97,4. Però il problema è che quando veniva il papà di Cesare a accendere la stufa, perché c'era un freddo, l'inverno c'era veramente freddo sulla Caramazza in questa casa. Cosa succedeva? Che la stufa scaldava l'ambiente e il trasmettitore, che era un trasmettitore da poche lire, si spostava di frequenza per la deriva termica. Quindi praticamente l'ascoltatore doveva inseguire la frequenza perché il trasmettitore si spostava. Quindi noi su questa cosa ci ridevamo, che diciamo sì, 97,4, però quando c'è freddo, quando se invece la stufa del papà di Galimberti veniva accesa, la frequenza si spostava. Un po' di questo materiale è rimasto, qualcosa il dottor Galimberti, mi pare un giradischi con i dischi, io ho ancora il mixer, il trasmettitore l'ho regalato e ho ancora qualche disco. Io so che avevamo il telefono che era a 100 metri di distanza dagli studi e non potevamo ovviamente spostarlo, quindi funzionava così, noi magari trasmettevamo, un ascoltatore telefonava per fare una dedica, c'era qualcuno che l'ha detto al telefono, che partiva di corsa, veniva da noi e ci diceva, oh, ha telefonato di qui, voglio il disco, voglio il disco. Cercavamo di accontentare, chiaramente il disco poi non c'era mai, perché non è che, quindi certe volte suggerivamo all'ascoltatore qual era il disco che doveva chiedere, perché eravamo un pochettino a carenza. C'era questo avanti e indietro, ovviamente anche l'inverno non c'era freddo, e anche quando pioveva, tra una casa e l'altra. La cosa più entusiasmante era innanzitutto che qualcuno ci ascoltava, però volevamo essere ascoltati il più possibile, quindi abbiamo organizzato anche una distribuzione, un'affissione abusiva di 400 manifesti per Aulla, fatta con la complicità di un addetto del comune che, diciamo, con metodi un po' poco ortodossi ci ha timbrato tutti i manifesti da affiggere. Insomma, a un certo punto, un giorno,
i cittadini di Aulla si sono alzati, c'era Aulla completamente tappezzata di questi volantini fatti a quattro con una fotocopiatrice dove c'era il nome della radio e la frequenza. Trasmettevamo un po' di tutto, cioè la radio trasmetteva, c'era un programma di musica rock, c'era l'Hit Parade che teneva Cesare Galimberti con i jingles che registravamo dall'Hit Parade della RAI, quindi c'era anche questo fatto di pirateria clamorosa, nessuno è mai venuto a chiedere dove prendevamo i jingles. C'era un programma anche di musica classica, c'era un programma anche di approfondimento storico, praticamente prendevamo un anno, partevamo dal 1900, approfondivamo le cose dell'anno, insomma una roba che solamente degli studenti del liceo classico potevano mettere in piedi. Non so se questa cosa del programma storico aveva degli ascoltatori, però una cosa me la ricordo, che quando ci furono le elezioni politiche, guarda caso noi, ma per puro caso, stavamo trasmettendo gli anni che erano del ventennio. E ovviamente trasmettavamo, cioè parlavamo del periodo, ma poi trasmettavamo anche le canzoni. Quindi a un certo punto, voi capite, in piena campagna elettorale ti partivano le canzoni del ventennio trasmesse per radio. Il risultato è arrivata una telefonata che chiedeva spiegazioni circa quello che stavamo facendo. Ce la siamo fatta un po' sotto, abbiamo spiegato la cosa e abbiamo rimandato il ventennio al post elezioni. Purtroppo, come tutte le esperienze belle, è stata poi un'esperienza che è finita. Perché? È finita perché innanzitutto siamo andati all'università e quindi mantenere un impegno del genere ci costava. La radio trasmetteva il fine settimana e il periodo estivo. Ovviamente il periodo invernale poi eravamo impegnati a scuola e eravamo impegnati all'università, quindi si è un po' dispersa. E poi con l'approvazione della legge Mammì doveva diventare una cosa seria. È stata trasferita da Ulla, dove di fatto è diventata la radio parrocchiale, si è strutturata, è andata avanti ancora per qualche anno, poi purtroppo con la legge Mammì che imponeva alle radio tutta una struttura che non avevamo, compreso per esempio il fatto di raccogliere soldi per la pubblicità per finanziarsi, l'esperienza è finita. Di quell'esperienza è rimasto tanto entusiasmo, abbiamo capito cosa voleva dire porsi, mettersi davanti al microfono e spiegare a degli ascoltatori le cose, farli divertire, scegliere i brani e soprattutto anche i programmi di approfondimento. In questo ci siamo veramente divertiti.